Ben ritrovati sul canale di Gilda TV. Uno scienziato italiano, Giuseppe Pettinato, che fa ricerca negli Stati Uniti, e un gruppo di studenti dell'Istituto Superiore Luigi Sturzo di Gela si incontrano. E questo è l'evento che vi proponiamo oggi. Buongiorno e grazie per aver accettato l'invito a Giuseppe Candido, insegnante giornalista, ai ragazzi, al professore Emiliano Sigona e alla preside Rita Cardamone, che ha autorizzato la partecipazione degli studenti. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, grazie per averci dato questa opportunità, soprattutto ai nostri ragazzi, di vivere un'esperienza ancora sempre più bella e sempre più significativa, come tante credo e spero stiano facendo nella scuola e nella loro vita. Io ringrazio Gilda TV, ringrazio il professore Scebba e Paola, la professoressa Tongiorgi, per averci ospitati nella loro web TV. Anche noi ne stiamo facendo un'altra a Gela, perché credo molto in questo tipo di comunicazione, in questo modo proprio di comunicare e gestire anche le competenze dei ragazzi, perché per noi è importante quello che loro fanno e quello che loro imparano. E ringrazio il dottore Candido per essere qui presente. Ringrazio tantissimo il professore, il dottor Pettinato, per aver dato a noi l'opportunità di incontrarlo al di là dell'oceano. E ho ascoltato qualcosa relativamente alla sua carriera, ho visto che ha studiato in un istituto tecnico, è diventato un ricercatore, quindi studia cellule staminali, diabete, cose che sicuramente con un tecnico forse c'entrano poco. Però come diceva, come ho ascoltato sempre in un'intervista, è importante ragazzi avere la voglia di fare, avere sempre fiducia in se stessi, il senso del sacrificio. E poi qualsiasi cosa si può realizzare, però con determinazione, costanza e tantissima volontà e tantissima passione, ed è quella che ognuno di noi deve mettere in ogni cosa che fa per essere non solo per realizzarsi, ma anche per essere felice, per essere soddisfatto e quindi poter avere una vita, una qualità della vita veramente all'altezza di quello che ognuno di noi dovrebbe meritare. E dico sempre che abbiamo una fortuna di vivere in un paese libero, un paese che offre tantissimo e forse dovrebbe offrire qualcosa di più a chi vuole fare, così come il dottor Pettinato è dovuto andare fuori per realizzare il suo sogno. E io auguro al dottor Pettinato e a tutti i giovani italiani che vogliono specializzarsi, che vogliono crescere, che vogliono migliorare loro stessi e la loro terra, di non dover mai andare fuori, di spendere le loro energie, il loro entusiasmo, la loro passione da noi in Italia, perché veramente l'Italia è una nazione che merita e ha tanti bei talenti che devono rimanere qui. E noi come operatori della scuola dobbiamo fare in modo che loro abbiano sempre fiducia nel loro paese e creare le condizioni affinché possano realizzarsi. Grazie ancora. Ora ridò la parola a Paola. Bene, adesso da Giuseppe Candido una breve presentazione del dottor Pettinato. Grazie Paola, grazie alla dirigente Cardamone. Parliamo di cervelli in fuga, di risorse umane che formiamo in Italia, ma che poi in Italia non riusciamo a utilizzare, non sappiamo utilizzare, le facciamo scappare. Beh, oggi siamo in collegamento, ci stiamo per collegare con il dottor Giuseppe Pettinato, siciliano di origine, ma che oggi è direttore del Molecular and Stem Cell Lab presso l'Harvard Medical School di Boston, laureato in biologia presso l'Università degli Studi di Catania nel 2002, ha conseguito il dottorato di ricerca in embriologia nel 2008 in un programma congiunto tra l'Università di Catania e il Centro Andaluso di Medicina Rigenerativa, in sigla CABIMER. E al CABIMER di Siviglia ha appreso le tecniche più avanzate per la manipolazione delle cellule staminali, inclusa la differenziazione delle cellule staminali e la generazione di organoidi per le cellule pancreatiche ed epatiche. Dopo il dottorato di ricerca nel 2010 si è trasferito negli States, dove oggi lavora come bioingegnere, e durante questo periodo ha appreso diverse tecniche per proteggere gli organoidi dall'attacco del sistema immunitario dopo il trapianto, nonché metodologie per materiali bioingegnerizzati che possono essere utilizzati insieme alle tecnologie delle cellule staminali. Infine, nel 2015 è entrato a far parte della Harvard Medical School, dove, come direttore appunto di questo Molecular Stem Cell, dove oggi lavora, e dove sta cercando di, apro virgolette, creare un sistema completo per la generazione di organoidi epatici, cioè del fegato, che potranno essere utilizzati come terapia cellulare
per i casi di insufficienza epatica acuta e cronica. Insomma, parliamo di un cervello che purtroppo non è più in Italia, è dovuto scappare in fuga dal nostro paese e in America riscuote un notevole successo. Dottor Pettinato, prego. Salve a tutti. Buongiorno dottore. Buon pomeriggio a voi. Grazie tante. Ci sono tante persone che aspettano le cure per le malattie degenerative con l'utilizzo delle cellule staminali. Come vanno le ricerche nel suo laboratorio? Dall'ultima volta che noi ci siamo visti e sentiti, le cose sono andate avanti. Abbiamo fatto dei progressi in termini di generazione, appunto, come diceva il dottor Candido, per quanto riguarda lo sviluppo di questi organoidi di fegato che hanno come, diciamo, fine ultimo quello di poter eventualmente aiutare i pazienti nel caso in cui ci fosse un problema di deficit di funzionalità epatica, ma anche per poter studiare in vitro i vari farmaci che normalmente noi utilizziamo e dare, diciamo, l'ok poi all'utilizzo sull'uomo. E in questi ultimi, diciamo, mesi stiamo anche sviluppando delle nuove tecnologie per poter seguire la differenziazione di questi cosiddetti organoidi in vivo, che è un processo molto importante dal momento in cui possiamo, diciamo, direzionare questa differenziazione direttamente quando sta accadendo, diciamo, in maniera tale da ottenere quanto è più possibile un prodotto biologico, ovviamente, che sia quanto più vicino e fedele a quello lì che noi abbiamo in questo caso nel nostro fegato. Ragazzi, avete delle domande per il dottore? Sì, certamente. Buon pomeriggio, dottor Pettinato. Buon pomeriggio. Mi piacerebbe tantissimo porre una domanda. Prego. Bene, ci racconti della sua giornata tipo tra università, ricerca e vita americana? E allora, qui la vita della ricerca prende tantissimo tempo. Ovviamente il tempo che si dedica non ha, diciamo, un limite di orario come magari ci si può aspettare in un normale lavoro. Quindi la mia giornata inizia magari nell'ufficio, pianificando tutto il lavoro che devo fare nel laboratorio, tutti gli esperimenti che devono essere fatti, e poi, una volta che questo è stato fatto, mi sposto nel laboratorio. E lì è dove avvengono, insomma, tutte le ricerche vere e proprie, con tutti gli esperimenti che si fanno per validare le ipotesi che si fanno, diciamo, a tavolino. Ecco. E appena finito, diciamo, il lavoro, che normalmente dura parecchio, e stacco la spina, torno a casa, e la vita americana, diciamo, è abbastanza bella, completamente differente da quella lì che noi abbiamo in Italia, e come dire, ci si diverte, e quindi abbiamo, diciamo, questo doppio aspetto di dedicazione al lavoro completa e poi ovviamente di avere i momenti di relax come in tutto. Giustamente ci stanno dopo una giornata di lavoro. Certo. Buon pomeriggio, vorrei porle una domanda. So che è una domanda insolita. Posso chiederle del suo percorso scolastico e dei suoi ricordi di studente in Sicilia? Certamente. E allora, il mio percorso scolastico è abbastanza strano, se vogliamo chiamarlo così. Ovviamente, a parte le scuole dell'obbligo con medie e elementari, dopo aver fatto le medie ho deciso di seguire quelli che erano i miei desideri in quel momento, che era quello di fare il grafico pubblicitario, le mie passioni, diciamo così. Quindi ho frequentato una scuola superiore professionale come grafica pubblicitaria, per l'appunto, e il ricordo è abbastanza bello, ovviamente, perché facevo quello che mi piaceva fare a quel tempo. Ho appreso un sacco di cose che comunque, per quanto possa sembrare strano, servono anche per la ricerca, in quanto
sviluppare nuove idee e nuovi concetti fa sempre parte di una, un processo, diciamo, di costruzione. E la stessa cosa la fai quando praticamente hai a che fare con la grafica pubblicitaria. Però avevo io già in mente un obiettivo ben preciso, che era quello di fare il ricercatore. E quindi, diciamo, finita la fase della scuola superiore, ho intrapreso la facoltà di biologia, dove appunto studiando tutte le cose di biologia di base e molecolare, e poi, diciamo, al fine di poter diventare un ricercatore bisogna andare a fare un dottorato di ricerca, che è proprio quello che ti forma per poter alla fine essere chiamato appunto un ricercatore. E da lì poi, insomma, tutto è proceduto fino al mio arrivo qua negli Stati Uniti. Dottor Pettinato, ha mai creduto, cioè nel senso, quando ha studiato all'università, pensava mai di raggiungere questo obiettivo oppure di pensare che sarebbe arrivato dove adesso? Ma no, sicuramente no, perché insomma, ai tempi io ce l'ho messa tutta ovviamente per poter fare del mio meglio, e sicuramente mi sono posto degli obiettivi che erano degli obiettivi a lungo raggio, diciamo, e praticamente arrivare dove sono adesso è stata una sorpresa anche per me, però ovviamente devi assolutamente metterci i mezzi per poter arrivare dove si vuole, soprattutto credere alle proprie capacità, abilità, credere ai propri desideri, ai propri sogni, e mai demordere, perché quella è la cosa più importante, perché ovviamente il processo, diciamo, formativo non finisce mai, e oltretutto ha bisogno di molti sacrifici. Quindi è importante focalizzarsi su quello che si vuole fare, e quindi cercare di perseguirlo quanto più possibile. Scusa se ho interrotto la parola, prego. Buon pomeriggio, è un piacere conoscerla. Mi presento, piacere. Sono Sofia, e vorrei porle una domanda. Per aiutare i nostri follower e per calarci nella sua dimensione, a Boston di cosa si occupa? E allora, Boston mi occupo di quello che viene considerato medicina rigenerativa. La medicina rigenerativa è tutto quello che ha a che fare con il creare dei nuovi tessuti o organi che poi vengono utilizzati principalmente in campo clinico per poter soppiantare quelli che ormai nel corpo umano del paziente non funzionano più, ma come ho detto prima possono anche essere utilizzati in vitro, quindi con esperimenti in laboratorio, per poter testare diverse sostanze chimiche, farmaci, altri tipi di terapie, o anche per diciamo terapie cellulari e così via. Quindi in buona sostanza quello che faccio è prendere una cellula staminale, istruirla perché possa diventare un qualcos'altro, un qualche tessuto, diciamo, di interesse, dargli tutte le istruzioni a livello biochimico e poi osservare il risultato di questo processo e caratterizzare appunto questi tessuti, queste cellule artificiali, questi tessuti artificiali, diciamo, creati in vitro, se assolvono al loro, diciamo, dovere, ecco. Professor Candido, dottoressa Cardamoni, c'è qualche domanda per il dottor Pettinato? Sì, a me una domanda viene spontanea, siccome lui è, diciamo, un italiano trasferito in America. La ricerca che fa lui in Italia viene effettuata anche in Italia oppure sono una specialità tipica dell'Università di Boston? Cioè, abbiamo qualche scienziato in Italia che si occupa di ricerche simili? Sì,
Sì, certamente ci sono altri ricercatori, altri istituti in Italia che si occupano di ricerche simili, magari indirizzate ad altri tipi di tessuti o organi, e certamente l'Italia è anche, diciamo, all'avanguardia con la ricerca negli istituti di eccellenza, quindi insomma anche in Italia si fa della buona ricerca sicuramente. Io vorrei così riflettere sul fatto, come ho detto un po' in premessa, dell'andare via dall'Italia, perché sinceramente è triste pensare che non tutte le menti, ma alcune menti tra le eccellenze devono andare fuori per realizzarsi e trovare lavoro. Cioè no, io come dirigente di una scuola cerco sempre ai ragazzi di dire di andare fuori, fare esperienze e poi tornare per cercare di far crescere la nostra terra, la nostra cultura, tutto quello che sono le nostre radici. Però purtroppo forse questo non può accadere sempre, e io vorrei capire un po' lei se dopo aver fatto questa esperienza in America vuole, può tornare in Italia e se ne ha il desiderio soprattutto. E allora, dal punto di vista volere e potere, potrei, magari, sì, quella è sempre un'opzione, ovviamente con tutta la parte burocratica che c'è di mezzo. E dal punto di vista, diciamo, del volere, sì e no, ecco. Diciamo che qui negli Stati Uniti il concetto di ricerca inteso come dinamicità di come si fa la ricerca, anche a livello burocratico, è completamente diverso, almeno dall'università dove sono andato io, dai laboratori dove ho lavorato io, rispetto a quello italiano. Quindi questa, diciamo, dinamicità nel procedere con i vari progetti, con i vari esperimenti e così via, fa degli Stati Uniti un posto dove si può avanzare in maniera abbastanza rapida, cosa che almeno, ripeto, la mia esperienza risale a più di 10 anni fa. In Italia ci sono un po' troppe cose burocratiche che rallentano, diciamo, l'avanzare di questi progetti, e quindi ovviamente con tutto il desiderio e la voglia di fare, poi ci si trova davanti a questo muro che purtroppo, ahimè, rallenta tutto, però ovviamente in tempi più lenti, ma si può fare comunque buona ricerca ovviamente anche in Italia. Quindi la mia risposta sarebbe, tornando alla sua domanda, se voglio o non voglio tornare, diciamo che qui negli Stati Uniti dal punto di vista della ricerca si può lavorare abbastanza bene, quindi credo che resterò qui, almeno per il momento. Dottor Pettinato, ma ci sono altri collaboratori che lavorano con lei lì a Boston? Italiani? Sì, italiani e non. Gli italiani qua a Boston siamo tanti, anche appunto come ricercatori. Come si diceva prima, come diceva la dottoressa Cardamone, praticamente alcuni di loro vengono, fanno questi stage formativi qui a Boston, nelle diverse università che ci sono, Harvard e così via, e poi magari rientrano in Italia o per finire i loro studi oppure comunque per cercare di rientrare qui con un titolo un po' più forte di quello lì di studente. E certo, le collaborazioni tra noi italiani ci sono sicuramente, anche non solo qui a Boston, ma a livello nazionale. Ed è la collaborazione alla fine è il fondamento della ricerca, perché un laboratorio isolato a se stesso non va tanto lontano. Bisogna avere un tipo di approccio interdisciplinare, quindi quello che non ho io lo può mettere un altro laboratorio, sia in termini di idee che in termini pratici, e quindi poi si va avanti e si sviluppa il progetto in maniera più forte e coerente. Quindi praticamente in Italia prepariamo delle persone eccellenti come lei, che poi appunto se ne vanno, e ce ne sono tante, quindi ribadisco questo, ce ne sono tante eccellenze che lasciano il nostro paese, magari anche per sempre. È un vero peccato, anche perché
noi italiani abbiamo speso dei soldi per voi, per formarvi, e poi noi abbiamo un ritorno, diciamo. Certo, questo qua ovviamente è un punto negativo, purtroppo per lo Stato italiano. Ovviamente, come appunto diceva, il discorso della formazione, dell'investimento che insomma lo Stato italiano fa nel formare tutti i propri studenti universitari a livello, diciamo, di qualsiasi livello scolastico, e poi purtroppo non c'è un ritorno, perché in realtà quando noi veniamo qui in qualsiasi paese diciamo europeo al di fuori dell'Italia, ci si trova tra virgolette costretti a lavorare per il paese dove stai, insomma tutti i meriti vengono presi dallo Stato, dove ti trovi in pratica. Ragazzi, avete altre domande per il dottor Pettinato? Sì, buon pomeriggio, dottore. Volevo chiederle quali reputa siano state le tappe più importanti che le hanno permesso di ottenere questo incarico così prestigioso? Sicuramente il perseverare, quella è una delle cose più importanti. Ovviamente bisogna avere le qualità e le capacità tecniche per poter essere considerati in grado di poter svolgere determinate mansioni, determinate funzioni. Quindi chiaramente questo deriva dal discorso di impegnarsi nello studiare, nell'apprendere le varie, nel mio caso, tecniche di biologia molecolare, di medicina rigenerativa, insomma di tutto quello che fa parte del mio lavoro, ma la costanza è abbastanza importante. Insomma, il percorso di ricercatore in qualsiasi parte del mondo lo si faccia è sempre un percorso in salita, perché comunque concorrenza, per così dire, è abbastanza forte, abbastanza spietata, se vogliamo, e quindi bisogna rimanere in uno stato di avanzamento dei propri studi, così che nessun altro possa scavalcarti, o che quantomeno sei allo stesso livello con i tipi di ricerca che fai. Perseveranza, la fortuna ci vuole pure, ovviamente, quella non deve mancare mai, perché comunque è anche importante trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, per poter magari prendere quell'occasione che chissà è un treno che passa una volta sola nella vita, o magari no. E quindi direi che il momento più importante è quello, la fase importante e decisiva è dipende da te stesso, praticamente. Tu devi essere la persona che vuole e avrà e costruisce il proprio futuro, e in quel modo puoi arrivare ovunque. Quindi, diciamo, possiamo dire, ragazzi, che devono essere pronti a salire sul treno che passa senza esitazione. Cioè, ragazzi, se trovate un treno che vi può portare lontani, e pensate di poterlo raggiungere, raggiungere la meta, dovete farlo senza esitazione, perché come diceva il dottore, poi se il treno passa una volta, non è detto che passi un'altra volta ancora, e quindi bisogna, come dire, cogli l'attimo, carpe diem, e andare avanti con determinazione. Quindi questo, diciamo, che è un bel dottore, messaggio. Vorrei porle una domanda un po' più personale. Prego. Posso? Ha mai provato momenti in cui ha pensato di rinunciare al suo sogno? E se sì, come li ha superati? Guarda, la risposta è sì, certo, perché i momenti difficili si presentano in qualsiasi situazione, in qualsiasi condizione, in qualsiasi ambiente lavorativo. E come dicevo, qui l'ambiente lavorativo è abbastanza aggressivo, ecco, perché come me ci sono tantissime altre eccellenze che lavorano appunto in progetti simili, negli stessi progetti, e quindi bisogna sempre riuscire ad essere competitivi quanto più è possibile, una sana competizione, non una scorretta competizione, ovviamente. E come ho passato quei momenti, insomma, come li ho superati? Ma diciamo che alla fine e il non demordere è sempre la cosa più importante, sempre guardare oltre, e gli ostacoli ci servono per formarci, per essere più preparati
ad affrontare, insomma, i problemi che ci si presenteranno eventualmente in futuro. Quindi bisogna prendere coraggio, insomma, dalla propria passione, e quella è quella che poi alla fine ti porta ovunque. Bene, Preside, vuole concludere? Sì, diciamo che è stato intenso questo momento di incontro. I ragazzi credo che si siano così, abbiamo fatto le domande che per loro sono le più importanti in questo momento della loro. Sì, ce n'è ancora. Abbiamo le ultime due domande. Veloce, veloce. Questa che abbiamo finito. Perfetto, allora veloce, veloce. Dai, diamo spazio ai ragazzi che così hanno le loro curiosità. Dottore, ha un suggerimento per gli studenti italiani che volessero intraprendere la strada della ricerca scientifica? Sì, il suggerimento ovviamente dipende da quale ricerca scientifica, perché la scienza è varia e ha tanti aspetti. Sicuramente è ovvio frequentare un'università che ti faccia apprendere praticamente la materia di tuo interesse. E una cosa che voglio, diciamo, enfatizzare è il fatto che per avere successo occorre fare quello che più ti piace e non quello che piace agli altri, ok? Quella è, diciamo, la ricetta del successo, fare quello che ti piace, perché fin quando tu farai quello che ti piace lo farai con passione, e quindi quello lì ti aiuterà, insomma, ad evitare e sorpassare tutti gli ostacoli. Poi, diciamo, anche per una questione di aspetto internazionale, suggerirei durante gli studi in Italia di fare degli stage all'estero, perché questi ti aiutano intanto ovviamente a acquisire nuove competenze. Conoscenze, e allo stesso tempo ti arricchiscono anche dal punto di vista personale, perché tu vai a trovarti in un mondo che non è più confinato a quello lì dove magari noi tutti che stiamo studiando a quell'età siamo abituati a vedere, ma ti confronti con altre culture, con altre realtà, che queste ovviamente concorreranno anche alla formazione della persona, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la ricerca, ovviamente il dottorato di ricerca è fondamentale, chiaramente, sempre nella specialità di interesse, e poi il postdottorato, il periodo di postdottorato in delle istituzioni che sono di tuo interesse, ovviamente. Sempre cercare di andare quanto più avanti possibile. Bene, grazie dottore, le prometto che la mia sarà l'ultima domanda. Ma soprattutto mi piacerebbe esporre una citazione di un nostro conterraneo, ma grande regista, Giuseppe Tornatore. Bene, io amo pensare alla Sicilia come un luogo dove puoi trovare qualunque tipo di contraddizioni. Troverai sempre che tutto ha un fondamento. Però certamente il fatto che sia un'isola ha influito moltissimo sulla capacità di ragionare, ma anche sulla capacità di stragionare. Se vogliamo sempre citare Pirandello, quello che a me sembra colpito è che secondo me l'isola, l'essere nati in un'isola, ha accentuato la vena sognatrice dei siciliani. L'essere costretta ad immaginarsi che cosa ci sia dall'altra parte dell'orizzonte ha accentuato molto questa vena visionaria che mi è molto vicina in qualche modo. Com'è nata la sua passione o voglia di fare ricerca e quanti hanno influito le sue origini? Intanto bellissime parole e citazioni, e ne voglio citare un'altra per quanto riguarda appunto l'essere siciliano, e non me ne vogliano tutti gli altri ascoltatori che non lo sono. Che si dice che puoi togliere un siciliano dalla Sicilia, ma non puoi togliere la Sicilia da un siciliano, perché quella ti resterà per sempre qualsiasi parte del mondo andrai. Per quanto riguarda il discorso, la tua domanda, diciamo che io ho avuto sempre una passione, ho avuto sempre questa curiosità, diciamo, di cercare, di inventare, di scoprire. Quindi è qualcosa, diciamo, che è stata sempre innata in me. Ho anche avuto, diciamo,
sono stato, così dire, sensibilizzato anche al discorso di vedere persone che hanno magari avuto problemi di salute, e quindi questo mi ha anche spinto e accentuato questo mio desiderio di voler fare qualche cosa per queste persone. E quindi diciamo che, ritornando a quello che ho detto prima, tutto è alla base di tutto, c'è la passione per quello che tu vuoi fare, qualsiasi sia alla fine il tipo di percorso, diciamo, lavorativo che si intraprende. Grazie mille, dottore. Prego, grazie. Bene, a voi. Per concludere, noi, io e i miei colleghi, i miei compagni, volevamo ringraziarvi per questa disponibilità. Grazie dottore, appunto, per averci esposto le sue idee, per averci dato tutte le risposte che magari noi cercavamo, ma che magari eravamo curiosi di sapere. Grazie a voi, grazie. La parola alla preside. Bene, allora io, se tocca a me concludere, lo faccio con vero piacere, perché è stato un momento di incontro intenso, però si sono dette tante cose, e io vorrei mettere l'attenzione su un qualcosa di particolare che condivido pienamente: il fatto di andare all'estero, di formarsi, di fare stage, di creare condizioni per conoscere l'altro è una cosa fondamentale della vita. Cioè, le conoscenze sono importanti, così come a scuola si studiano sui libri, contenuti, tutto quello che vogliamo, importantissimi, però senza le competenze, senza le metacompetenze, le metaconoscenze, tutto quello che è la consapevolezza di quello che si fa e come si fa, noi purtroppo non riusciremo a raggiungere certi obiettivi. Ed è per questo che nella nostra scuola cerchiamo di agevolare il più possibile le esperienze dei ragazzi, esperienze anche fuori, esperienze di vita, esperienze formative sotto tutti i punti di vista. Come diceva il dottore poco fa, l'esperienza anche negativa fa crescere, quindi quando i ragazzi si trovano ad affrontare un'esperienza negativa, anche i genitori dicono: non devono preoccuparsi, perché quella sarà più importante di quella bella, felice, positiva che li ha, come dire, gli ha fatto trascorrere loro un bel momento. In quel momento l'esperienza negativa, anche se l'impatto è duro, forte, però nella crescita vi crea la corazza, e noi abbiamo bisogno di tante corazze, perché ci servono per combattere i momenti di abbandono, i momenti di nostalgia, i momenti di cattiveria o di invidia, cioè tutto quello che nel mondo purtroppo c'è. Quindi quella corazza fa bene a tutti noi costruircela, per poter dentro di noi avere poi tanti sentimenti, tante passioni e tanta voglia di fare del meglio e fare sempre di più. E io questo auguro al dottore Pettinato, di poter continuare il suo percorso alla grande, di poter dare quando può e quando vuole un suggerimento anche ai nostri decisori politici, affinché in Italia possiamo trovare tutti la soddisfazione e il posto e lo spazio per realizzarci. Andare fuori sì, ma torniamo nella nostra terra, perché ha bisogno di essere curata, di essere amata e di essere migliorata, e noi siamo qui proprio per questo. E io sono una fautrice della voglia di far crescere il territorio e far crescere i nostri giovani, e qua c'è un esempio di meraviglie della mia scuola, che io ringrazio con tanto affetto, perché lo voglio bene tutti i miei ragazzi, perché di sabato pomeriggio sono stati con noi a trascorrere questo bellissimo momento. Ragazzi, grazie, ragazze, grazie al professore Sivona, che anche lui, invece di starsene con la sua famiglia, è stato pure, ha dedicato questo bellissimo momento, e grazie anche a voi che avete dedicato questo tempo a noi. Bene, anche noi ringraziamo tutti, e alla prossima su Gilda TV. Arrivederci.